Gregory Pierantoni, tecnico della Vigor Montecosaro, è uscita una sconfitta di misura sul rigore alla mezz'ora del primo tempo. Una Vigor che comunque nel secondo tempo è venuta fuori, insomma, la distanza. Sì, prima di tutto è stata una bellissima partita, è quello che fa piacere. Abbiamo, secondo me, un tempo ciascuno. Se il primo tempo abbiamo sofferto il gioco loro, riuscivamo male a prenderli e abbiamo preso gol sul rigore, il rigore c'era, non c'è niente da dire, però noi abbiamo fatto poco, l'approccio non è stato quello giusto. E il secondo tempo abbiamo cambiato, i ragazzi hanno interpretato bene il cambio e il secondo tempo secondo me abbiamo giocato nettamente meglio noi e abbiamo creato anche delle situazioni importanti. Ai punti forse sarebbe stato giusto un pareggio, però ci sta, abbiamo perso con una squadra forte, una delle migliori squadre che abbiamo incontrato, soprattutto una squadra che prova a giocare. E dispiace perché il secondo tempo avevamo fatto una buona reazione sia tecnica che fisica, perché il primo tempo sembrava che non stavamo bene fisicamente, però quando fai un solo tempo così significa che non era la condizione fisica, era una questione di atteggiamento. Dopo anche io provo delle situazioni, forse quello che avevo provato il primo tempo non è stata stavolta la cosa giusta, invece il secondo tempo siamo andati bene. Dispiace solo non aver concretizzato quelle azioni che abbiamo creato. Si ferma qui la serie utile della Vigor che, dopo aver imparato come si fa in promozione, insomma, aveva messo insieme dei buoni risultati. A me quello che mi fa piacere è che un mese fa eravamo la squadra Materasso, adesso la gente comincia a capire che la Vigor Montecosaro è una squadra di calcio. Stiamo giocando alla pari sabato abbiamo giocato alla pari, forse anche sopra al Trotica. Oggi abbiamo giocato, secondo me, a una squadra che, come ho detto sabato, il Trotica giocherà per vincere. Io auguro al mister e alla società del Posempio anche loro, perché giocano bene e se lo meritano. Perciò tenere testa a queste due squadre a noi ci fa solo fare orgoglio, onore, far capire ai ragazzi che tutte le domeniche ce la possiamo giocare. Noi abbiamo un altro obiettivo, quello della salvezza, però se facciamo prestazioni come il secondo tempo, non come il primo, come il secondo tempo di oggi, e crediamo un pochino di più sulle nostre capacità, perché delle volte non ci crediamo, e secondo me possiamo raggiungere quello che è la vittoria del nostro campionato. Bene, grazie mister, in bocca al lupo. Grazie a voi.